Ad Antonello Orlando, un docufilm americano in uscita ad agosto racconta la storia della piemontese Lela Lombardi, una delle cinque donne ad aver corso in Formula 1, la sola ad aver conquistato punti in un gran premio della massima serie automobilistica. Elisabetta Terici. Era nata in tempo di guerra in un piccolo paese dell'Alessandrino, a Frugarolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella ragazzina sarebbe diventata la seconda donna a guidare una monoposto di Formula 1, l'unica ad oggi ad aver conquistato dei punti. Era il 1975 e Lella Lombardi aveva 34 anni. Il volante, la velocità, passioni che sentiva fin da piccola. Già a 9 anni la Lella, sulle gambe del papà, correva con il camion del trasporti della carne, perché il nonno era macellaio, e ha sempre avuto questa passione per i motori, per la corsa. Adesso la sua storia è diventata un docufilm prodotto negli Stati Uniti, Beyond Driven. Tra le voci che hanno raccontato il carattere della pilota alessandrina, sua nipote Patrizia Lombardi. Per me un riferimento sicuramente, la sua passione, la sua voglia di vincere e soprattutto di andare oltre gli stereotipi del tempo. Da sempre in corsa verso una meta che lei voleva raggiungere, che era correre. Lella Lombardi morì nel 92, stava per compiere 51 anni. Da tempo aveva appeso il casco al chiodo, come si usa dire, ma aveva fondato una scuderia per trasmettere la sua passione ai più giovani.